attorno a questo suo comportamento. Allora abbiamo detto che è il solvente, è la trasportatrice universale, ok? Ed è la scultrice. Trasportatrice, cosa trasporta l'acqua? Minerali, ok, oligominerali, minerali, sì. Pensate che l'acqua è tutto, cioè pensate che il vento, dato che tiene acqua, è un fluido e quindi è acqua. Io sto parlando di quest'acqua generale ovunque, non l'acqua del umare, dappertutto. Quindi minerali, va bene. Poi? Informazioni, sicuramente, perché lascia scritto il libro nella terra. Cioè, il Nautilo, che adesso vedremo velocemente, quindi sezione aurea, quindi un piccolo studio che un genio come Pitagora è riuscito a captare, uno dei mille, non è che poi dopo sono fatte sezione aurea come nel Rinascimento, in cui se non c'era una stanza fatta con le proporzioni auree non si poteva entrare, però d'altronde, porca miseria, lì è la genialità di Pitagora di trovare uno dei numeri sacri, aurei appunto, che potesse riprodurre che cosa? Non quello che noi chiamiamo ordine, ma una parolina un pochettino più complessa, l'armonia. L'armonia è il vostro progetto, deve essere armonico. Armonico vuol dire una cosa precisa, non è che vuol dire, però lo famo armonico, ci mettiamo, fumiamoci uno spinello e mo famo l'armonia. Vabbè, forse anche questo, perché se si muove tutto così. Forse, non ce li ho con gli alternativi né ce li ho con i tecnici e sono nel margine, sono tra gli alternativi e i tecnici e ci sto molto bene qua perché amica di tutte e due. Come l'acqua. Tutti possiamo essere così. Quindi, armonico è una cosa serissima, complicatissima. È il vero ordine della natura perché, non, perché tende al non attrito. Ok? E vediamo nel suo percorso, l'acqua tende al non attrito, al multifunzionale, insomma basta guardare un fiume che scende, quello che Schauberger, Victor Schauberger, nominiamolo una volta per tutti, oltre a Leonardo, tanto per nominarne uno, io non sono un personaggista, non detesto dire quello ha fatto, io penso che è l'intelligenza collettiva che lavora. Per fortuna che ogni tanto veniamo a sapere di alcune cose, quindi Schauberger è uno di quelli che mi ha dato conferma di alcune cose che io vedevo e quindi gli sono grato di averlo lasciato scritto. Ahimè, Schauberger è stato beccato dalla CIA, è stato portato in America, l'hanno praticamente mantenuto fingendogli una conferenza, gli hanno portato via parte degli scritti di cose che lui ha fatto e poi l'hanno rispedito in Europa e aveva. Già era anziano, quindi poi è morto subito dopo, eccetera. Comunque c'è un istituto in Austria che continua i suoi studi, lui è prima del Novecento, ha lavorato anche per Hitler, ha lavorato in tutto il mondo, era un genio lo chiamavano il mago dell'acqua, the water wizard. Lui, da dove ha preso tutto questo? Lui non ha avuto studi, un altro che non ha avuto studi. In questo, ahimè, io ho avuto studi, mi spiace, ma stata limitata, adesso cerchiamo di togliere queste limitazioni. E un altro che non ha avuto studi, lui era un boscaiolo, era un forestale, che però passava giorni, notti, giorni e notti nei boschi, affascinato dal movimento della natura, dall'acqua. E lui dice, testuali sue parole, in cui un giorno era lì, è entrato in uno stato chiamato, uno stato alterato della mente, che dovrebbe essere quello nostro normale, ma lo chiamano alterato, di contemplazione e in quel momento lì l'acqua gli ha tirato fuori questa energia che poteva veramente dare. Perché? Perché, e lui lo fa vedere non solo in tante forme, adesso non parliamo, diciamo che c'è dei bei libri, ne ho portato uno stamattina che guardatelo perché è meglio leggere i libri su di lui che non di lui perché sono molto complicate, era uno con il suo cappellino d'alpino e scriveva un sacco di come leggersi il codice leonardesco, forse è meglio leggersi Capra che è fisico, se è letto quasi tutti gli scritti di Leonardo e ci dà un riassunto perché sennò ci perdiamo. Scusate la polvere, è un fluido pure quello. In italiano non c'è Se nulla. in italiano non c'è nulla. Allora, vedete, qui c'è lui guardava le trote. E guardava le trote in torrenti velocissimi. Queste trote non stavano ferme. Allora, se voi vi mettete in un torrente,
velocissimo e state fermi, che succede? Vi ritroviamo in fondo alla foce. Ok? Cioè c'è attrito e quindi vieni portato via. Va bene? Oppure fai una fatica. No, la trota non fa nessuna fatica, sali ferma. Fa così. Anzi, basta una codina così che va contro, noi diciamo. In realtà non è contro, continuiamo a dire che c'è un do-des. L'energia va di qua, però torna indietro. Che succede qui tra le tante cose? Tra le tante cose. È che questo è un ostacolo, ok? Quindi qui si faranno delle... Vedete qua? L'energia va così, ma qui come va? Così. Questa è una pescatura magnifica. Lui era un... Come si, dove stanno le trote. Allora, qui beh, all'epoca sua le trovavi anche nel canale esatto. Di Vienna. Qui si creano dei vortici, questi vortici tengono il pesce totalmente in avanti, ok? Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho un'energia, vedete come viene ancora più complesso il nostro progetto? Io ho l'energia entrante, porca mia, devo iniziare a pensare che c'è un'energia che in realtà mi porta verso il vento, ad esempio. Ok? Ed è quella che lui ha tirato fuori, ha fatto tantissimi macchinari, ok? Ha ideato dei coni vortici, in quelli tirava fuori energia, senza dispendio. È ovvio che la c'era preso, gli ha detto, senti, ciao, tong. E molti iscritti non sono arrivati a lui. Allora, perché il vortice è importante per l'acqua? Perché nel vortice e nella temperatura a 4 gradi la densità aumenta. Quindi aumentando muove la materia di più, quindi si ripulisce, si ripurifica. Quindi un fiume deve avere i suoi vortici e deve possibilmente essere all'ombra. Tutte le sorgenti devono essere all'ombra, non bisogna tagliare nessun albero attorno allo scorrere dell'acqua, perché l'acqua permette di mantenere questa temperatura bassa, che è fondamentale per il lavaggio. I fiumi erano tutti trasparenti, non erano una cozzaglia di limo, di tutto. Non c'erano collageni dentro, cioè argille, eccetera. Erano tutti puliti. Perché? Perché lei si manteneva pulita. E guardate che in un fiume, voi sapete, abbiamo una quantità d'acqua, abbiamo uno stagnetto. Non fate l'errore di mettere vicino allo stagnetto una pianta decidua, che perde le foglie tutte di un colpo. Perché cosa succede? Arriva autunno, tutte le foglie cascano, la quantità di ossigeno è limitata, chi è che arriva per primo a usare l'ossigeno? No, i pesci non sono abbastanza evoluti. Chi sono i più evoluti? I batteri, quelli che sono uguali a noi, sono anche uguali ai pesci, ma i pesci sono già troppo... Nell'evoluzione, benché è belle le forme differenti, quando poi diventi troppo specie specifico, panda 4 eucalipto dei 1400 che ci sono, è ovvio che sei verso l'estinzione, perché quei 4 eucalipto non ci sono più e tu koala, lo vedevo, dicevo, ma c'è quel nero che non mi piace sto koala, perché? Ok, quindi, il essere polipotenziali, e questa la multifunzionalità di noi, è fondamentale. Saper fare falegname, tutte le cose, non vuol dire essere a controllo di tutti. Io l'ho capito dopo un po' di anni, perché a un certo punto io sapevo fare tutto quello che si fa in una fattoria, sono stata anni da sola in campagna, per cui elettricità, idraulica, trattore, motori, un motore non ha misteri per me, alcuni li hanno i misteri, ma insomma. E poi, che ne so, i semi, gli orti, la cucina ovviamente, insomma così, quello che generalmente non è di una persona adesso e soprattutto di una donna, apriti cielo, ti vedono che guardi, metti le mani nei trattori e ti dicono stai facendo, è mio, zitto, metti le mani. Allora, cosa succede? Succede che poi dopo chiamano solo me e io mi sento una centralizzazione, ok? No, è quello che è importante, la multifunzionalità non va espressa sempre, però mettila, impara l'arte e mettila da parte, impara tutto, prendi a disegnare purtroppo.
impara tutto e altre cose. E mettila da parte. Quindi alla fine devi trovare altre persone che abbiano le tue stesse funzioni, una funzione retta da più elementi, ok? Sempre ritornano queste cose. Quindi se siete l'unico che badate una terra e vi stancate, se siete stanchi c'è un problema nella progettazione. Si dice in permacultura, se non c'è allegria il progetto è sbagliato. Perché lì si blocca l'energia? No, vuol dire che c'è spreco, la stanchezza vuol dire che c'è tensione. Una cosa non è importante. Allora, dunque, lei ha maggiore densità anche nel vortice. Quindi cercherà di creare il vortice da tutte le parti. E adesso lo vediamo dove crea vortice. Come cade l'acqua? Come si muove il vento, che è acqua? Sempre così. E come si muove? In questo emisfero scende orario e sale antiorario. Mettete un secchio d'acqua in un lavandino e ve ne rendete conto. Cosa vuol dire? Che così scarichi e così carichi. Così viene giù l'acqua. Cosa fa questo movimento? Oltre a tenerla pulita, mantiene la memoria. Dove la prende la memoria l'acqua? Così. Forse un po' esagerato, però no, la mantiene ovunque, la deve mantenere. La prende dalle rocce. Le rocce sono la parte più antica che abbiamo del pianeta. Quindi c'ha tutta la storia nel suo pianeta concentrata. L'acqua deve uscire spontaneamente o deve cadere spontaneamente, altrimenti è un'acqua che non c'ha memoria. L'acqua presa a più di 6 metri, se sei in una zona particolarmente bassa, teniamo anche 15 metri, e caricata, e Schauberger chiamava questi motori tecnico-accademici, cioè proprio per lui il mondo tecnico-accademico era il peggio che potesse essere. Invece possiamo anche lì trovare qualcosa di interessante, però questi motori a turbina spaccano la memoria dell'acqua. Non c'ha più memoria. La memoria si fa grazie al fatto che è una molecola bipolare. Essendo una molecola bipolare, io arrivo e sono un molecolone grande, l'acqua ta, si mette tutto intorno a me, perché anche se sono un molecolone grande ho parti positive e parti negative. Io me ne vado e lei rimane lì, c'ha la mia struttura, c'ha il mio calco. Questa è la memoria, è una delle memorie dell'acqua, quella per cui Bernice è stato accusato di aver manomesso i suoi esperimenti. E sapete che cosa gli ha detto il giudice, o non so chi, a lui? Gli ha detto: parte dei soldi della tua ricerca è venuta dall'industria dell'omeopatia. Io ho lavorato per Seron, ho lavorato per l'industria farmaceutica, non solo, mio nonno aveva un'industria farmaceutica. E tutti i soldi della ricerca, praticamente, tranne il 4%, diciamo 96% dei soldi per la ricerca, vengono dall'industria farmaceutica. Se io sono andata via dalla ricerca e stavo guadagnando quello che volevo, la ricerca mi affascinava, lavoravo sulle molecole, sul DNA, sul cancro, sul ciclo cellulare, cose bellissime. Sono andata via per un fatto etico. Perché ho visto dei dati essere messi nel cassetto in attesa di un prossimo, perché loro devono sempre avere i papers pronti per avere i soldi. Quindi vedete che i soldi stanno a condizionare la nostra vita? Dov'era quello scoccettino carino? Non si attacca più. Non si attacca più, vabbè. Allora, per un fatto etico, nel senso che se a Benvenisse gli hanno detto che... Benvenisse è quello della memoria dell'acqua che ha cercato di tirar fuori così. Poi l'acqua è suscettibile. L'acqua ha una sua vibrazione, una sua costante vibrazionale particolare, ok? Quando un'acqua esce dalla fonte è viva. Viva vuol dire che ha la stessa vibrazione del nostro corpo, cioè della vita. Quindi se noi beviamo un bicchiere di acqua di fonte, a parte che carico di memoria appena passato attraverso tutte le rocce, ok? Se noi beviamo un bicchiere di acqua piovana, che è biologicamente pura, ok? Nel giro di 24 ore perde la sua memoria come l'acqua di fonte, ma se la beviamo al momento che è scesa, porta tutta la sua memoria, anzi scende così.
veramente in Argentina scende così. Quindi, no, ripeto la domanda, non ti preoccupare, ripeto io la domanda, dimmi. Qualcosa in più sulla memoria dell'acqua. Qualcosa in più? C'è tanto. Comunque, ti posso dire questo, che la memoria è informazione e quindi è forma. Nell'emopatia succede questo, ad esempio, però è una delle capacità della memoria, perché poi la memoria dell'acqua non sta solo nella forma statica, perché noi sempre pensiamo a cose statiche, bensì sta nel modello di movimento, ok? In questo caso nella staticità, ad esempio, se una sostanza dentro l'acqua, ovviamente l'acqua prende questa forma, questo cast, questo gesso fa. Però se tu la diluisci, diluisci quello che dicono i medici dell'emopatia, non c'è più il principio attivo, però l'acqua ha mantenuto la forma del principio attivo, ok? Vuota. Cioè, praticamente è come se ti faccio un gesso, ok? Poi tu te ne vai, però io ho il tuo gesso, c'ho la tua forma, ce l'ho. Allora, pensa che l'acqua liquida non è liquida, è un cristallo dentro un liquido. Essendo cristallo, ed è sempre in movimento, perché tac, tac, lei fa degli esagoni o fa dei pentagoni, fa ta 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 ta. Allora, se tu gli metti un molocolone diverso, lei ta, 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 ti fa questa specie di cassa. Però se tu te ne vai via, la struttura mi resta, la forma mi resta. Okay? Quindi quando io... metto dentro il corpo quest'acqua che è stata a contatto con quella roba lì, infatti una volta non si poteva toccare l'emopatia con le mani perché la staticità, l'energia statica delle mani e anche la sua acidità modificava la forma, ok? Sei stanchi? Andiamo a muoverci, muoviamoci. Sì, dai, muoviamoci. Andiamo in giro, facciamo, giriamo, guardiamo, osserviamo. Anch'io vado. Spengo? No, un caffè si poteva fare, Francesco. Un mate, io faccio un mate. Allora. Noi iniziamo, se volete. Allora, spaventa passi di 21. Stiamo iniziando, vieni. Hai bisogno di qualcosa? Allora, ovviamente le cose da dire sono infinite, anzi le cose da dire non le so, quindi posso dire pochissimo di quello che so, perché veramente è tutto, tutto è qua, c'è tutto insomma nel movimento dell'acqua. Ma continuiamo un attimo con questi... Continuiamo con questo, cercare di captare informazioni dall'acqua che ci possono essere utili, ok? Allora, dunque l'acqua deve essere sempre in movimento, ma non è un movimento lineare, abbiamo capito, è un movimento sempre di vortici e spirali, ok? Di vortici e spirali, guardate anche all'interno del letto del fiume, ok? Lei si muove così,
Ovviamente se abbiamo una curva, tipo questo punto qui, lei si muoverà così, avendo una forza maggiore verso questa direzione. È ovvio che gli antichi mai avrebbero costruito in questa zona qua, ok? Perché questo andrà sempre più avanti. Muovendosi così l'acqua e scendendo, è ovvio che fa una spirale, ok? Quindi dovunque può, trova il movimento, ma è un movimento che non la fa andare veloce o non la fa andare dritta al mare, lei cerca di frenarsi sempre continuamente. Ha movimento in cui sposta materia, perché è la trasportatrice universale, sposta banchi di sabbia, di modo che si frena, ok, e passa. Noi abbiamo, ero rimasta la domanda, che cosa trasporta l'acqua? Abbiamo detto minerali, va bene. Poi cos'altro? È ovvio, abbiamo detto, eravamo lì allo stagno, abbiamo detto che cadevano queste foglie, e quindi ovviamente una sostanza organica cade nell'acqua, la prima cosa che viene attaccata dai batteri o dai microrganismi, ok, in generale. I microrganismi sono molto più veloci e rapidi a usare l'ossigeno, quindi l'ossigeno completamente finisce e quindi ovviamente se ci sono delle forme di vita superiori, che diciamo noi superiori, ma un fatto concettuale per me è superiore al batterio, perché poi lì è potenziale, finisce che insomma, non c'è più ossigeno e chi è troppo evoluto, in quel senso là, chi è troppo specie specifico muore. Allora, quindi non mettete un decidua vicino a uno stagno, possibilmente. Decidua, una che perde decidua, le foglie decidua, tutta... Allora, quindi in questo suo movimento ovviamente lei si carica di sostanza organica, perché lei che cos'è? È la vena della terra, c'è poco da fare, l'ha detto Leonardo, l'ha detto Schauberg, lo capiamo anche noi, ok? Perché cosa fanno le vene nel nostro corpo? Trasportano. Trasportano sostanza, trasportano ossigeno, trasportano tantissime altre cose, ok? E quindi deve continuamente ossigenarsi, quindi deve continuamente mischiarsi con la parte dell'aria. Ci avviciniamo a comprendere un po' di più quello che nella progettazione di permacultura viene chiamato effetto margine. Effetto margine, ok? Il margine è il confine. Il margine è quello spazio che sta tra due mezzi diversi, tra ad esempio il cielo e la terra, l'acqua e l'aria, ma a livello di ad esempio urbanizzazione anche lì c'è tantissimo effetto margine, ok? Pensate un attimo in una città, che cosa succede tra un quartiere ricco e un quartiere povero? Chi vive in genere tra questi due, nel margine di questi due mezzi? Il povero. Se c'è il quartiere povero, vivrà nel povero. Allora ci sono quartieri di ricchi e quartieri di povero. Sì. Chi è che vive nel mezzo? Il medio è il quartiere ricco. Il quartiere ricco. Non ci siamo capiti. Sta sfuggendo qualcosa? Direi di sì. Allora, il ricco, io sono ricca e vado qui nel quartiere dei ricchi. Se io sono povera vado qui nel quartiere dei poveri, però c'è una cosa che in molte città si è, Roma, Berlino, New York, probabilmente anche qua, cos'è che si forma in questo luogo senza... L'artista, ok? Quindi voi iniziate a capire che il margine sono sì, abbiamo una cosa che ha 10 caratteristiche, un'altra cosa che ha le sue 10 caratteristiche, e poi abbiamo uno spazio non molto ampio ovviamente, dove però ci avremo 20 caratteristiche più altre caratteristiche. Quindi abbiamo una zona ricchissima. Allora, la zonizzazione che io freno molto come tecnica di progettazione, perché freno molto? Perché se la zonizzazione è fatta senza attenzione al margine, ok? E ovviamente chi la fa con buon senso la fa con attenzione al margine, non capisce che non è che mi devono dire cosa c'è lì, cosa c'è lì. Io voglio sapere cosa c'è qua. Perché l'evoluzione delle specie viventi è avvenuta praticamente tutta in zona margine. Insomma, zona margine è il bar di strada dove si incontrano
la povera del paese e il ricco, e quindi c'è il miscuglio. È la zona costiera dove c'è il dente di cane o la tellina, la patella, quello che sta lì dentro e fuori, ma lì si arrivano pesci e arrivano uccelli, ok? Quindi è la zona più ricca in assoluto, è la zona dove avviene tutto, dove avviene gli scambi. Nella mia, quello è un mezzo la mangrovia, però avviene tra due mezzi più grandi. Nel nostro corpo è ovvio che, certo, il mio flusso sanguigno è molto importante, ma dov'è che raggiunge la sua importanza? Raggiunge la sua importanza nel margine, perché lì c'è lo scambio. E infatti cosa abbiamo? Abbiamo delle forme particolari, abbiamo delle forme che ci ricordano la funzione. I vini intestinali, gli alveoli polmonari. Ok? Qui voglio aumentare la superficie di scambio in un volume minore. Ok? Qui c'ho un problema invece di pressioni. Ok? Il CO2, l'ossigeno possono scambiarsi se hanno una diversa pressione. E quindi faccio una forma che mi permetta di rendere omogenea questa pressione e quindi aumentare. Mentre qui è per osmosi, qui è per pressione. L'osmosi è una pressione, ok? Però qui è soprattutto come un po' più capillarità, cioè muovono gli elementi. Qui invece ha bisogno di il fluido ha bisogno di un mantenimento. Quindi ci avviciniamo che la forma mi porta un collegamento verso la funzione. Madonna, io mi metto qua e dico adesso parlerò di quello e mi trovo a parlare di tutt'altra cosa. Cioè, ma porca puttana, ma possibile? Datemi un PowerPoint. L'effetto. No, ma va bene, però, ok, però make sense. Quando noi andiamo a progettare e a cercare di capire che forma io devo mettere, quindi a non imporla, io devo andare a vedere se io voglio tanto margine o poco margine, e la forma mi darà la qualità del margine, ok? Ma lasciamo un attimo qui questo che devo ancora parlarne e poi c'ho questo che devo ancora parlarne. I simboli, vedi, io c'ho la mia. Sto iniziando a lavorare con quello che dico, per fortuna. Allora, non scrivo parole ma scrivo vermetti. Che cosa trasporta ancora? L'acqua. Torniamo un attimo all'acqua perché dobbiamo finire quel discorso. E qua è fondamentale, domani con Doug ci ritornerete, però bene sapere la sua qualità. Cosa trasporta l'acqua? Cosa accumula l'acqua? Energia. Vabbè, questa è una parola, tutto. Quale energia? I minerali sono energia, il gas è energia. Luce. La luce, l'acqua trasporta luce. Sì. Adesso non mi viene in mente nessun esempio, mi arriverà. Ma cos'altro trasporta la luce? Abbiamo detto gli elementi, ma andiamo un po' più in là. Cosa abbiamo bisogno? Allora, un attimo solo. C'è la parola nutrimento che a me fa molto limitante. Una pianta abbiamo detto che è fatto del 90% di acqua. Togliamogli l'acqua, cosa resta? Che elemento di terra, acqua? Aria, che elemento rimane? No, delle 5 o delle 4 della medicina cinicella, aria, acqua, che elemento mi rimane di cui siamo fatti noi? Aria, ok, quindi noi siamo fatti di acqua e aria, siamo fatti 80% di acqua, il 20%, solo un 3% sono minerali, quindi il nutrimento in realtà è prima l'acqua, poi l'aria, poi arrivano minerali. Cioè, non torneremo a terra, torneremo in aria, perché siamo fatti praticamente di quello, o la piccola percentuale tornerà nel suo minerale. In effetti, voglio dire, dato che l'acqua se ne va di là, e l'aria se ne va di qua, è l'unico che resta per gravità è la polvere, alla fine, forse ha anche ragione. La Bibbia, per quanto l'abbiano manomessa, eccetera, è un libro di scienza, cioè lì ci vai a vedere. No, c'erano molte cose, poi dopo sono state un po' rivisitate, forse i Vangeli gnostici sono un po' più interessanti, però insomma.
Allora, quindi torniamo un attimo. Che cosa trasporta? Allora, in tutto questo movimento, torniamo un attimo al movimento. Allora, lei esce, lei si muove, lei continua a comunicare con il suo margine, ok? È una ricchissima comunicazione col suo margine. E ha bisogno di penetrare dentro il margine, di inumidirlo per capillarità, di tornare, di ricevere. Lei deve stare all'ombra più che si può, ok? Perché altrimenti perde la sua capacità di continuare a ripulirsi, c'è un sacco di sostanza organica, c'è bisogno di ossigeno. Perché? Perché se non c'è ossigeno, quali sono i batteri che inizieranno a lavorare? Quelli in assenza di ossigeno anaerobi, e sono quelli che ci creano il problema. Che problema ci crea? Innanzitutto, invece di fare CO2, ci fanno CH4, cioè invece di farci diossido di carbonio, che comunque non è così tanto nocivo e non è certo esplosivo, ci fanno metano. Ovvero, se io fermento in presenza di ossigeno, questo nuovo veleno che si è presentato dopo pochi, diciamo dopo mezzo miliardo di anni sulla Terra, perché non c'era ossigeno, c'erano tutti microrganismi che lavoravano in assenza di ossigeno. Quando si è iniziato per via della fotosintesi, che è successiva, quindi è una novità la fotosintesi, perché loro andavano, c'erano i microrganismi, andavano a metano e dava una mano a questi lontanissimi microrganismi. A metano e un altro gas. Dopodiché però questo gli hanno mangiato tutto, come sempre, no? C'è la torta, finisce la torta e mo che facciamo? E dobbiamo inventarci un'altra torta. La fotosintesi è riuscita a beccare l'energia non del metano che stava già lì, ma da fuori del sistema, ok? E quindi ha fatto, ovviamente, ha prodotto come scarto, come inquinamento l'ossigeno. L'ossigeno è stato un inquinamento per migliaia di anni su questo pianeta. Quindi è inutile che noi ci pensiamo che facciamo tanto inquinamento. Il pianeta va avanti perché arriva un'energia, non c'è la disponibilità di chi se la prende, è ovvio che diventa un inquinante. Allora che è successo? Sono morti quasi tutti quegli organismi che avevano bisogno di assenza di ossigeno e si sono iniziati a riprodurre quelli che avevano bisogno di ossigeno. Dopodiché sono arrivati altri inquinanti. Quindi andiamo avanti con sempre, che non sono inquinanti, sono semplicemente un elemento che lì nessuno c'è, allora bisogna modificare. Arriva il gelo, quante glaciazioni ha avuto il pianeta? Tantissime, di cui una l'abbiamo anche noi sperimentata, ok? Ovviamente anche su quello c'è un tipo di modifica. Allora, lei si muove, spirali, vortici, arriva qua, ma lei è carica di sostanza organica. Le bonifiche sono state un massacro. Perché un massacro? Perché abbiamo tolto i reni. Allora, voglio vedere voi senza reni. Ma sì, togliamo i reni, perché lì ci vogliono, voglio mettere la villetta del, oppure voglio coltivare perché qui dobbiamo mangiare tanto. Ok? No, mi riferisco alla laguna, alla foce. Cioè, arriva questa acqua e lei è carica di sostanza organica. Cioè, deve essere metabolizzata, perché se non è scissa, gli organismi non possono mangiare. Allora, se questa sostanza organica va direttamente al mare, come succede adesso, il mare cos'è? Com'è? Il salato. Il sale come, perché lo usiamo? Per conservare i cibi. Cosa fa il sale? Blocca la fermentazione. Quindi non può più fermentare. Quindi non può scindersi. Quindi c'è una massa organica che non si scinde, scende eutrofizzazione, scende sulla superficie del mare e crea mancanza di luce, ossigeno e tutto quanto. La foce è fondamentale, lasciate le foci, se ci sono le zanzare, è perché noi umani non ci dobbiamo essere. Le zanzare hanno un loro ruolo che noi ignoriamo. Zannichelli è vecchissimo, l'avevo letto i primi anni in università.
casa. Sì. No. Allora, quindi vedete l'importanza di ogni spasso. Allora, esce dalla fonte, deve mantenere la memoria, come la mantiene la memoria, con grande movimento, si deve riossigenare l'acqua e c'ha il grande movimento. Passa nel fiume, rallenta perché continua a scambiare, a ricambiare, permette il metabolismo. Arriva giù alla foce e si rallenta ancora di più perché deve passare attraverso i batteri aerobi, perché ai batteri aerobi. Grazie alle piante, non sono delle fitodepurazioni, sono delle batteriodepurazioni o microorganismi depurazioni. Perché? Perché la pianta ha il collegamento cielo-terra e trasporta l'ossigeno al di sotto dei 40-60 centimetri. Avendo ossigeno ci stanno i microorganismi aerobi, altrimenti sarebbero tutte delle produzioni di metano. Ad esempio, se noi guardiamo azoto, se noi diamo l'azoto o lo zolfo o tutti gli elementi più, diciamo, presenti ai batteri in presenza di ossigeno, cosa faranno? Faranno dei nitrati, dei solfiti, tutta roba facile da poter essere reintrodotta nel ciclo. Ci sono i batteri denitrificanti, ci sono quelli che lavorano, è tutto regolare. Se noi li diamo in mano ai batteri in assenza di ossigeno, iniziamo ad avere delle sostanze tipo l'HS2, che è acido solfidrico, quello delle uova, è acido solfidrico, poi abbiamo con l'azoto, abbiamo l'ammoniaca, ok? Quindi avremo, vedete la differenza, da una parte abbiamo degli elementi che non puzzano, non sono infiammabili, sono facili, hanno un sacco di organismi che le rimettono, non sono più inquinanti, mentre invece gli altri, ok, ci creano casino. Quindi noi dobbiamo andare verso la aerobia. La palude no. La palude sì, perché anche la palude sì, è una palude perché le piante, come ho detto adesso, portano l'ossigeno sotto, quindi i primi 40 centimetri noi abbiamo ossigeno, dopo avremo un minimo di fermentazione anaerobia e anche la fermentazione anaerobia in quello stato lì sotto va benissimo, gli odori non ti arrivano ma deve scindere, perché poi tra l'altro i batteri anaerobi lavorano anche più velocemente, ok? Quindi sono utili, hanno una loro utilità, ma devono essere messi sotto. No, vabbè, la natura lì. Dipende che tipo di depurazione. Allora, se tu fai una depurazione... invece sullo stato d'acqua. Allora, se quella, poi dipende se è quella orizzontale o quella verticale. Se è quella orizzontale non avrai fermentazione anaerobia perché in 40 cm è solo ossigeno. Se hai invece quella lì che va per verticalmente, in quel caso lì sì. Ok. Tanto Stefano vi parlerà. Sì, le fito lavorano tutte in maniera diversa. Dunque ha la sua utilità. E perché sono degli organismi che vanno veloci, che scindono delle molecole probabilmente più complesse, quindi ha la sua fine. Allora, quindi, arriva al mare, cosa fa nel mare quest'acqua? Inizia a muoversi. E cosa trasporta nell'oceano? Quello che trasporta anche qua. Cosa fa accumulare l'acqua in una maniera straordinaria? Calore. Questa è una delle cose più importanti. In cui noi ci giochiamo con questo. Cazzo è finito qua. In cui, allora abbiamo detto elementi minerali, calore. Ok? Accumula e trasporta calore. Questo è la base, e lo vedrete domani, dei climi del pianeta. In cui abbiamo un Napoli-New York alla stessa latitudine, che ovviamente hanno un clima completamente diverso, politico, finanziario, eccetera, eccetera. Artistico no, devo dire, si umiliano abbastanza. E di creatività anche, abbastanza simile. Come accumula calore l'acqua? Anche questo è importante saperlo. Allora, io prendo una bacina e la metto al sole. Perfetto. Cosa noto? No, come faccio a notare che ha accumulato calore?
la metto lì a evaporare, io la metto lì, come mi rendo conto? È calda. L'esperienza diretta non è obiettiva. Non è obiettiva perché? Perché se io metto un catino adesso, poi aspetto un'oretta e ne metto un altro, uguale temperatura, uguale cosa, eccetera. E a certo punto io tocco i due e dico, metto il termometro, diciamo un po' più obiettivi. Metto il termometro e dice, ah, sono alla stessa temperatura. Hanno la stessa quantità di energia? No. No, no, parlo di energia che posso recuperare attraverso il calore. Hanno la stessa energia? No, ovviamente. Com'è che accumula quell'altra che ne ha un po' di più, che è stata un po' più là? E questo vi fa capire perché noi abbiamo un gap, che sono i 37 gradi, dove praticamente il 90% delle trasformazioni biochimiche avviene. La biochimica avviene quasi tutta con la temperatura lì. Poi ci sono dei batteri che nella cresta oceanica riescono a riprodursi a 102 gradi, vabbè, ma loro sono, cioè, i batteri fanno tutto, radioattivi, tutto fanno. Secondo me dobbiamo trovare un batterio che ci fa rilassare, ci toglie i problemi. Allora, questa maniera di accumulare si chiama accumulo latente della, questo è il titolo della cosa, accumulo latente dell'acqua. Vedi? Cioè, magari, lo devi mettere all'inizio. Accumulo latente dell'acqua, cioè lei sta accumulando non attraverso temperatura, calore, ma attraverso cinetica. Ho detto che è un cristallo nel liquido, quindi poi a un certo punto, se continuiamo a dargli calore a non recuperarlo, ovviamente qui dovremo usare un fuoco un po' più vicino, perché inizia l'evaporazione, inizia a raffreddarsi, non riusciamo. Se lo mettiamo dentro un forno solare, inizia, ovviamente, a un certo punto il 37 lo abbandona, perché non ce la fa più, però ha accumulato tantissimo calore senza mostrarlo, a questo punto inizia a evaporare e va bene. Okay. Però noi da quei due catinelle, da uno recuperiamo più calore che dall'altro, pur essendo la stessa temperatura. Questo ci fa capire anche che come accumulatore, ieri abbiamo parlato della massa, no? Del fatto che ovviamente se io faccio una rocket stove e mi faccio una massa termica, questo è un accumulatore. Che tipo di accumulatore voglio io nella massa termica? Voglio un accumulatore che assorbe, lo trattiene e me lo dà lentamente. Se io ho un fuoco acceso che mi fa 10 calorie, no, che mi fa 10 kilocalorie e non ho niente che lo frena, io tanto ho, tanto disperdo, come lo zucchero cotto. Se io invece ho questo fuoco che ce l'ho e lo faccio andare anche veloce, ma subito questa energia la trasporto lì e me la prendo piano piano, poco disperdo, non solo perché l'ho accumulato, ma anche perché se anche c'è una casa che gela e che fa buchi da tutti i pori, se io sono seduto sopra una panca calda, sono abbastanza confortevole, perché mi dà questo calore lentamente, lentamente, lentamente. L'acqua ha una capacità ancora più lenta di ridare il calore, ovvero assorbe il calore durante il giorno e appena cambia differenza di temperatura, ovviamente il calore va verso sempre il fresco, quindi appena si abbassano le temperature ritorna su, e questo permette i climi e i microclimi che noi useremo e che racconterà domani. Però per capire che rilascia lentamente l'acqua. Rilascia lentamente, ok? Tipo il mare, tipo il lago, tipo se tu hai una serretta e raccogli l'acqua e la metti in un bidone che lo fai tutto nero, i raggi lo toccano, lei assorbe calore, quindi la sera non avrà un'escursione termica come qui adesso. Perché qui ad esempio il giorno che ci saranno stagni, io ho già visto lì due stagni, molta più vegetazione, perché noi vediamo l'acqua e vediamo, perché siamo così, no? Vediamo uno stagno e un contenitore d'acqua, oppure una falda, peggio mi sento. Non ci rendiamo conto che qui è tutto acqua, cioè qui non è acqua perché ci stanno pochi alberi, poche piante, ma se iniziamo a riprodurre, lì abbiamo un perfetto accumulatore d'acqua, che si scalda, l'albero diventa un microclima perché assorbe, lo dà lentamente con la tua traspirazione, lì è sempre l'acqua che entra e esce, allora entra, sale dal basso, va su, traspira, crea questa specie di bolla d'acqua che accumula più calore e quindi mantiene, quindi l'escursione termica, se io ho un badile dentro al vivero, serra, non avrò uno
falso, termico esagerato, perché la notte appena abbassa la temperatura tutto esce fuori, ok? Questo è importante perché è la caratteristica dell'acqua, quindi conoscere la materia, conoscere le materie isolanti, conoscere, è ovvio che se io uso materia isolante, ad esempio devo isolare un tetto, ah guardi, le faccio vedere questo meraviglioso sintetico, ah vabbè, abbiamo capito che è con l'aria che io lo isolo, ferma, per cui ci mettiamo, non è la lana che mi sta, no? È il fatto che la lana mi ferma l'aria attorno, come quando ci si infila dentro le vasche giapponesi di ciliegio a temperature di 40 gradi, se noi stiamo fermi, qui si crea un cuscinetto d'aria e non ho più problemi di bruciarmi. Allora, se però quel materiale lì che è costosissimo si bagna, automaticamente mi diventa un accumulatore, un trasportatore, tutte le cose che seguono, come i muri delle nostre case. Che se per capillarità, perché l'acqua ha la capacità capillare, questa è un'altra cosa importantissima, si muove in vortice eccetera, si muove per capillarità, perché? Perché ha due braccini e se i braccini riescono a toccare due superfici, quindi se la materia è abbastanza fine, lei risale, quindi come faccio a isolare capillarmente? Che non voglio che l'acqua mi entri in casa, come faccio? Chiamo una ditta, vabbè. No, perché le piante mi chiamano acqua. Io ho un pavimento e lo voglio isolare bene, capito? Non come. Con una superficie che non è vicina agli idrogeni. Quindi pietre grandi, ghiaia, ok? Delle cose grandi dove c'è aria e lei non riesce a risalire, perché se io ci metto maglione, lei risale per capillarità. Quindi l'aria non è sufficiente. Esattamente, l'intercapiente deve essere ampia. Allora io cercherò di usare per un pavimento un isolante termico e capillare, perché le pietre non sono un isolante termico, dato che accumulano e ci sono ponti termici. Quindi userò tipo la pomice o, se proprio voglio, l'argilla espansa, cioè un materiale che mi blocca sia l'acqua che il calore. Questo basta capire come funziona l'acqua e quindi tutto viene da tutto, si può essere ragionato, se uno ti presenta, mettiamo quel materiale, tu puoi ragionare e dire io sono responsabile, io devo, quella è casa mia, devo sapere io cosa ci devo mettere, mi va bene o non mi va bene. Se io ci metto della lana sotto nel pavimento e metti caso che c'è una perdita d'acqua, è ovvio che automaticamente mi diventa bagnata e quindi... ben arieggiato, è un classico isolante perfetto per cui non passa né acqua né aria. Sì. Quindi la pietra è vero che accumula, ma se... No, ma è quello che abbiamo visto ieri nel... Ti ricordi che abbiamo detto, se riempiamo di tante pietre, fa da condensatore, ma la pietra sotto, cioè quella dentro al trullo, non raggiungerà mai, anche perché devi pensare che c'è un circadiano... movimento della temperatura. Allora, durante il giorno, metti caso che io voglio fare una casa in adobe, in terracuda, faccio una casa così o faccio una casa così, e c'è differenza, perché? Io la faccio così, arriva il calore, ovviamente questa è una massa termica, dico, ma ti fai i muri in massa termica, morirei di caldo. Eh no, perché se li faccio così muoio di caldo, se li faccio così diventano isolanti, perché entra il calore dentro una terracuda, viaggia a 2 cm ogni ora, quindi lei inizia a camminare, a un certo punto però lì fuori mi diventa notte, non ce la faccio ad arrivare il calore dentro e quindi torna. E così succede nel trullo. C'ho la pietra, mi si accade, questo calore passa, questa pietra, ma a un certo punto mi diventa notte. Ah, di là è più freddo, oh no, dobbiamo andare di là, ragazzi, tutti indietro. E quindi non mi arriva dentro, né il freddo né il caldo. Cioè, il freddo non mi arriva, il caldo non mi esce, perché va fino a lì. Qualsiasi materiale a questo punto, ragionando sulla quantità... Che non si inumidisce. Mi isola capillarmente, sì, mi isola termicamente, che non si inumidisce. Se metto una cosa, se il muro di adobe mi si gonfia di acqua, lì nell'acqua il calore va velocissimo, perché va anche per convezione. Negli oceani prendo il calore dal golfo e lo porto su in Inghilterra. Ok? Iniziate a osservare questi continui movimenti di energia, del calore, degli elementi, dell'aria. Quest'aria qui, ad esempio, adesso
chi era il supermetto? Non l'ho scritto io, sì. Però io non riesco a leggere la mia scrittura, è un asino. E voi siete qui a ascoltarmi, e chi è più asino di me? Voi. Questo è bellissimo, questo è bellissimo, questa è la mia passione. E... ah no, questo anche è bellissimo. Che mi chiamo Padre Delfino. Bello perché il significato del mio nome è una saggia parodia di un delfino, non ho mai capito che cazzo dire, però mi piace. È un delfino. Allora, no, aspetta, ci arriviamo a lì, però adesso i condensatori li facciamo, dov'è? Giuseppe. No, li facciamo più in là, perché poi dopo facciamo il biologio sotto pomeriggio, quindi insomma li riprendiamo sotto pomeriggio i condensatori. Allora, quindi, poi va nell'oceano, poi dopo diciamo che, vabbè, va dovunque, va dentro la città, però va anche in evaporazione, sia per traspirazione degli alberi che per nostra traspirazione, che per gli oceani, che per le masse d'acqua, massa d'acqua. E quindi inizia a salire, come una vite. È facile ricordare come sale e come scende, come la vite scende così e sale così. È nel sud dell'altro emisfero che ho dei problemi, devo pensare. Comunque, e sale. Agli Alpi, si sa. Cambio le viti. Sì, tanto. Già, guarda, in Argentina c'hai inci, centimetri, capisci più un cazzo. Ah, sì. Sì. Infatti lì devi invertire. Ma i Simpson sono sopra l'emisfero, no? Non dico. È Mafalda che è la mia grande alleata. Come? No. Per favore. Vi do la ricetta sto pomeriggio, igiene sto pomeriggio. Sì, ti ho creato l'aspettativa, poi sarà niente, una nuvola così, però... Vabbè, Fagna, vuol dire che non è necessario. Allora, adesso voglio un attimo farvi... farvi riflettere su un punto. Allora, noi non imponiamo la forma, non mettiamo la spirale perché fa figo, o il quadrato perché siamo stati condizionati. Euclide, poverino, non è che ci abbia fatto del male nel riunire tutta quella roba chiamandola geometria euclidea, è che ovviamente i volumi e le aree è più facile, ci vogliono degli algoritmi o delle frattali o dei calcoli infiniti per riuscire a trovare un volume di una forma irregolare, ok? Però noi non dobbiamo, quando noi studiamo geometria a scuola, poi pensiamo che tutto il mondo sia così, e quello è l'errore che fanno a scuola, dovrebbero dire questo è, lo posso misurare, ok? Perché anche gli etruschi prendevano le stelle, facevano delle linee, facevano dei solchi, facevano delle linee rette che gli permettevano poi di trovare i campi energetici del loro terreno, ma però poi quando andava, questo per ritrovarsi con le costellazioni, no? Ovviamente lo vediamo, no? L'ombra è diritta, tutta una serie di movimenti sono alla fine circolari, ma ci danno delle linee, no? Sul rispecchiando il pianeta. Però va considerata anche, e Leonardo in questo un'altra volta c'è già arrivato, lui riusciva a calcolare le forme irregolari, ok? Facendo semplici movimenti, cioè veramente tipo, non so, lui aveva l'area di un quadrato, poi toglieva questo e lo metteva qua, e già c'aveva questo, poi dopo toglieva, che so io, una parte che riusciva e la aggiungeva, e così riusciva a mantenere lo stesso volume, ok? Conoscendolo all'origine. Quindi lui riusciva a trovare i volumi, cioè l'area di certe forme e anche i volumi. Allora, noi
noi quindi, adesso vorrei ripartire dalla terra e rivedere che forme mettiamo, perché beh, abbiamo fatto un bel discorso, è emozionante, l'acqua, tutto quanto, però poi alla fine non viene, ma che cazzo di forme faccio il mio orto? O no? La mia casa, che la devo far circolare, quadrata, che devo fare? Con l'igiene vedremo che dobbiamo farla circolare, però dopo arriviamo l'igiene. Guarda che niente, due frasette. Allora, togliamola subito, che cos'è l'igiene? Cosa vuol dire igiene? Igiene, che cosa vuol dire? Ecco, vedi. Vabbè. Etimologia della parola, chi sa il greco? No. Io non lo so, quindi mi affido a voi. Geo significa terra. Igiene, no, non viene da terra. Benessere, benestare. Il stare bene. Niente a che vedere con la pulizia. Fa molto male. Eu significa buono. Buono. Igiene. Allora. Genos origine. Allora. Vitamina S mi piace. Allora, perché noi siamo stati completamente portati via? No, è importante l'igiene nella progettazione, perché quando facciamo dei luoghi, devono essere luoghi igienici. La casa deve essere igienica, ma non come pensiamo noi, cioè cloro, queste cose che... Vabbè, insomma. Allora, che cosa noi vogliamo? No, ci arriviamo all'igiene dopo quel discorso lì. Dai, ci fermiamo un attimo, avrei fatto il titolo, No, allora continuiamo. Allora, praticamente l'igiene e il benessere. Allora, noi abbiamo visto adesso che il benessere come noi lo otteniamo? Ovviamente facendo lavorare il nostro sistema immunitario, e quello non ha senso. E quindi con tutte le pratiche che saranno infinite di movimento, di sana alimentazione, soprattutto il come, non cosa mangiamo, il come e il quanto mangiamo, no? Ma abbiamo visto un attimo fa l'azione dei microrganismi. Abbiamo visto i microrganismi in assenza di ossigeno e i microrganismi in presenza di ossigeno. Qual è che dobbiamo mandare avanti? Quelli in presenza di ossigeno. Quindi noi abbiamo un pulito, un gas gratis che ci permette di mantenere igienico, veramente igienico, il nostro luogo, ovvero l'ossigeno. Perché l'ossigeno mi ammazzerà tutti i microrganismi anaerobi che mi danno odore cattivo. Quando io entro in una casa di odore cattivo, è inutile che sto a spremere e a pulire. Perché se io pulisco, sto ammazzando tutti i batteri. I primi che arrivano sono anaerobi. E quindi mi ridaranno cattivo l'odore, quindi mi daranno patogeni. Se mi casca un pelo nella mia stanza, cosa succede? I primi che vanno a mangiare sono gli organismi anaerobi, ok? Iniziano a mangiare, cosa producono loro di scarto? CO2, ok? Il CO2 è più pesante dell'ossigeno, quindi mi si fermerà sul pavimento. Quindi io ho continuamente accumulo di CO2. Chi è che sta nel CO2? Quelli che sono anaerobi non possono starci, arrivano quelli anaerobi. Quindi io devo mantenere fluidità, un flusso di aria che mi tenga pulita la casa, non l'acqua, perché l'acqua, ahimè, attira la neurosi in questo caso. Allora, ad esempio, cosa devo fare? Un pavimento che sia traspirante ai gas, di modo che se io ho un pavimento di cotto, di legno o di terra cruda, mi si forma CO2, il CO2 penetra dentro e non c'è batterio che può entrare lì dentro e quindi non mi dà più fastidio. Ok? Quindi mi mantiene l'aria pulita. Ovviamente se, e poi Stefano ne parlerà, i muri traspirano, si aprono le finestre, insomma questo è l'aria normale, però se lavoriamo anche nel come si muove l'aria, che cos'è l'aria? Fluido. Come si muove? Non si muove così, si muove così. Quindi quali sono le cose più difficili da pulire? Gli angolini. Perché gli angolini sono più difficili? Perché lì il fluido non arriva. Le piscine rettangolari è una tonteria, devono essere tonde. Avete mai visto un lago così? No, perché lì il fluido, provo a pensare, io faccio così e così giro. Non è che faccio... Questo è un fluido, non posso camminare così, divento scema, mi si rompono le anche, ok? Quindi io devo creare dentro la casa, devo stare molto accorto quando faccio le finestre, quando faccio le entrate e le uscite. Come faccio gli angoli? Steiner, nella sua architettura, non faceva angoli, perché nell'angolo l'aria non mi arriva, l'ossigeno non mi arriva, si formano CO2. Dentro
Vedi? Traspira, o sì. Ma me sono scemo, quello è il neolitico. Per la necessità erano neolitico, il medioevo, come diceva. Ma sempre neolitico, anche prima. Comunque sia, le nostre case devono essere così. Nella nostra pelle è lo stesso. Allora, la pelle è un margine. E come margine, io sono cibo per i microrganismi. Sono cibo anche per un leone, ma anche per i microrganismi. Cioè, se io sto fermo a un certo punto qua, beh, prima o poi se mi vengo e mi mangio, ok? Dunque, e se io sono attaccata dai batteri, diciamo che la maggior parte dei batteri nel nostro ambiente acquatico aereo come questo è un ambiente che dobbiamo enhance, promuovere la aerobiosi, ok? Perché l'anaerobiosi ci porta patogeni. Allora, se io ad esempio qui lavo con un sapone, anche un sapone naturale, mi ammazzo tutti, aerobici e anaerobi, aerobi e anaerobi. Lavo tutto. Chi è che arriverà per primo? Se avete visto come mangia una foglia, arrivano i batteri, ma i funghi non possono arrivare se loro ci sono. Se invece la meba li toglie, allora arrivano i funghi e se la mangiano. Quindi se è libero arrivano gli anaerobici, perché io comunque produco CO2, cioè la mia pelle respira, okay? Quindi produce CO2. Quindi si sofferma, rimane qua. Allora, lavare con sapone, questi batteri hanno mille funzioni, hanno la maggior parte di batteri anaerobi, sono praticamente utilissime a noi, fondamentali per la nostra salute. Noi siamo 6% in peso corporeo di microrganismi, senza di loro moriremmo nel giro di poco, cioè il sistema immunitario non riesce a lavorare più, eccetera, eccetera. Allora, se io mi lavo, le prime che vengono sono le anaerobi. Io puzzerò sempre e mi dovrò coprire sempre di profumi. Puzzerò sempre perché non faccio passare ossigeno. Perché ci sono i peli? Perché aumentano la superficie, quindi arriva il vento, abbassa la temperatura e porta ossigeno. E quindi blocca la fermentazione anaerobia. Se io tengo le braccia così tutto il giorno, dopo un po' puzzano perché non c'è ossigeno che è entrato. Mentre se io ogni tanto faccio così, poi non è molto signorile. Mia nonna principessa ormai si è già messa nella tomba e se muova, se no, disastro. Però in fondo voglio dire, ogni tanto uno si fa finta di grattarsi la testa o mette le mani così per mantenere un odore, diciamo, non sgradevole. I denti, identico, ed è molto importante. Questo è un permacultore che si chiama Antonio Urdiales Cagno di Buenos Aires. Qui sto raccontando delle cose sempre in permacultura, non è che stiamo andando per via de... Urdiales Cagno, c'è in YouTube, c'è in internet. Come si scrive, Antonio? Urdiales Cagno. Lui è un tecnico, Cagnos. Cagno, Urdiales Cagno, Antonio. Lui è un tecnico, lui è uno che sta facendo 2000 calcoli è uno che ce l'ha con il sistema bancario, è un folle, però molto interessante. Alcune cose ovviamente sono esagerate, altre no. Però per i denti è la stessa cosa, e devo dire, ho fatto l'esperimento con mia figlia, che non vuol dire niente, perché un caso non vuol dire niente. Non so perché l'intuito mi ha detto non voglio lavare i denti a mia figlia. Non voglio più lavare. Non voglio lavare i denti a mia figlia. Allora li faccio con la salvia, li massaggio. Perché massaggiamo le gengive? È perché stiamo... muovendo la circolazione arriva l'ossigeno dai capillari e mi pulisce tutto, fa come il fito del fiume, cioè arriva questo ossigeno e mi porta via tutto, ok? Prendo un pezzo di coso, di stelo, me lo passo tra i denti, perché? Perché lo stelo è pieno di microrganismi aerobi, quindi me li metto dentro, che sennò qui inizia la nerviosa. Sento l'odore, c'è cattivo odore, ok, lo ripasso, gli do più ossigeno, ammazzo quelli che mi stanno, perché l'odore io... L'odore è importante, quando si fanno i cibi fermentati, l'odore è fondamentale, ti fa dire se una cosa puoi mangiare. L'altro ieri c'era del latte e questa di San Francisco dice, è andato a male, non ho fatto tempo, è andato a male. Aspetta, abbiamo aperto, ho annusato, l'ho bevuto, era sour cream,
era crema acida, quella che usano in Germania, è buonissima. Dico, guarda, assaggia. Wow, come l'ha preceduta la mia nonna, che è nata male, è solo stato fermentato, ma non c'ha botulino lì, ok? Ok, l'igiene è anche tante altre cose. Comunque, capire che dove c'è cattivo odore c'è anaerobiosi. Quindi bisogna favorire l'ossigeno. Però non deve essere eccessivo, perché questo perfusione ieri, perché se no se è eccessivo c'è troppa evaporazione. Dei gas, cioè il gas che arriva lentamente, non arriva questo vento, non è che io mi metto qui tutti i giorni e devo avere ossigeno, la maestra mi ha detto, se no muoio di disidratata. In casa non è che puoi aprire tutte le finestre, ok? Però no, la perfusione è la penetra lentamente, perfonde, come si dice in italiano? Perfusione? No, perché non si incanala, penetra dentro i tessuti, come una, ad esempio, se tu hai una casa e la fai in cemento, non traspira, ok? Mentre invece se la fai cosa, hai perfusione, cioè hai questa entrata lenta e ubiquitaria del gas. In una casa state attenti a dove mettete appunto le finestre, quali aprite? Perché se voi aprite due finestre, ad esempio uno pensa che tutte le finestre devono aprirsi, no, c'è un sacco di finestre che è inutile spendere soldi, la fate voi fissa, la fate doppia, ci vuole niente. Ma se voi invece aprite una finestra, l'altra finestra, e lì un'ora al giorno, avete praticamente la signora delle pulizie gratis che viene, vi passa, e poi dopo c'è solo la polvere o lo sporco ottico, ma quello in due minuti si è fatto, l'importante è l'igiene vera, ok? E ferite, mia madre guai si metteva un cerotti. Perché togli l'ossigeno, se togli l'ossigeno ti diventa, cioè non è, metti un cerotto quando devi mettere le mani nella sabbia, delle cose ti dà fastidio perché ti si sporca, ok, un attimo lo metti, una fascetta, poi però togli e metti all'aria. Insomma, sono cose banali, però se uno all'igiene pensa che deve stare lì a far così, non abbiamo capito niente. Allora, e che punto siamo? No, perché io ho una scaletta precisa. È stato nel passato, grazie. Dove stava quel disegnino là? Come? Arriviamo. Ah, la forma che dobbiamo dare, grazie. Il colore dell'arcobaleno. Vabbè, quello mi piace questa. Anche la forma dell'arcobaleno è interessante perché è semisferica. Allora, quindi noi ieri abbiamo, io ero in un'altra pagina, vabbè, noi ieri abbiamo iniziato a parlare di una piccola pendenza. È facile riintegrare una forma in una piccola pendenza, perché? Cosa dobbiamo reintegrare? Le funzioni che il sistema selvatico ha e che adesso non ci sono più, cioè assorbimento di rugiada e cosa. Questo è uno dei, poi dopo blocco dell'evaporazione, che è il calore della casa che dobbiamo mantenere dentro, è inutile che stiamo lì, ok? Lo spreco, quindi guardiamo l'entrata del rubinetto e l'uscita, il drainage, cosa esce? Ah no, allora aspetta che lo riporto. Quindi è facile, quindi io cosa c'ho? Io c'ho un campo, la prima cosa che c'ho, se c'ho pendenza, cos'è? Io voglio dare una forma, metti caso non ci sono olivi lì, voglio fare un orto, bene, devo fare una forma. Cosa guardo se ho pendenza? La prima cosa. Le curve di livello. È ovvio, perché se io faccio i camminamenti sulle curve di livello, senti noce, potresti tenere questo foglio qua invece di fare tanto. Aspetta, multifunzionale. Questo no. Abbiamo detto ieri, no? Un campo grande, metto stecchetta ad un livello, stecchetta di un altro colore, un altro, no? Poi vado in giù, mi siedo, guardo tutte queste linee e questo è il primo passo. Quindi so che una parte del camminamento, perché in base al camminamento lo faccio così? È perché io sono, l'ho detto, è anche comodo raccogliere quando sono sull'isometrica, che non distorta, ok? Sono lì e faccio il camminamento, lo faccio. Il camminamento non lo posso fare come voglio, ma l'importante è che ci sia un camminamento che non vado a passare tutte le volte dappertutto.
poi ancora. Grazie. E allora, mettiamo invece che io c'ho piano o c'ho una minima pendenza. Vabbè, allora l'energia entrante non è più l'acqua. Certo vado a vedere i venti, soprattutto il vento che mi viene dal mare, carico d'acqua, perché ci metterò un raccoglitore di rugiada. Una molletta non ce l'ha nessuno, eh? Lasciamelo qua così continuo a spostarlo. Grazie, Ilaria. Allora, se io ho uno spazio, allora vedo le energie entranti, abbiamo visto le energie entranti, il sole, va bene, l'esposizione, però è piatto, ho il sole dappertutto, vabbè, in questo momento non mi serve, guarderò il sole quando? Le ombre guarderò, cioè è ovvio che se io metto un albero enorme qua, mi farà un'ombra lì. E se la voglio mi va bene, se non la voglio non mi va bene, per cui diciamo che il sole lo lascio un attimo da parte adesso. Altra energia entrante fondamentale, l'acqua, ma questo qui è piano, non ho strade che arrivano, non ho entrate d'acqua, ok, il vento che mi porta il rossio, la rugiada, va bene, allora vorrà dire che quando entrerà qui io qui farò un raccoglitore di rugiada, però ancora non ho la forma. Faccio a cuore perché è bello. Qual è l'altra energia entrante che io devo andare a vedere qui dentro? Che mi dà la risposta? Perché io ho detto, non impongo, non sono un architetto che impongo una forma. E neanche un alternativo, neanche un permacultore che non ha assorbito i modelli che impongo una forma. Okay? Io devo che mi racconti la forma di questo terreno. Allora, chi è l'energia entrante che mi dice la forma? Chi è che deve fluire qui dentro? Io. L'elemento importantissimo qua è l'essere umano. Noi diventiamo, cioè, allora che succede? E l'abbiamo già visto, però adesso lo io cammino, sono un animale selvatico della foresta, sono un indio, sono saviana, cammino, io devo fluire in questo luogo. Allora, se io cammino così, e mi gira un po' la testa, io faccio così, sempre con il basilico. Ancora mi viene la nausea. Io devo fluire, ok? Allora cosa andrò a vedere? Io fluisco. Da dove arrivo ogni mattina, dove vado ogni sera, da dove arrivo ogni sera, mi guarderò i luoghi dove mi voglio fermare, metti caso che c'è già un'ombra, c'è già qualcosa, e quindi io inizio a fare. Vedete che esattamente l'acqua? Io sono un fluido adesso. Abbiamo visto che l'acqua si muove e cosa lascia dietro di sé? Si muove e cosa lascia dietro di sé? La forma. Quando abbiamo avuto Vitruvio forma, struttura e chi c'è l'architetto qua che ha studiato? Vitruvio. Non c'è nessuno qui, ma sono visto. Struttura, forma e funzione. Noi siamo stati condizionati dal fatto che la forma è legata alla funzione. Valle. Nell'evoluzione non è nata prima la funzione e poi la forma. Non è nata la forma per dare un servizio. La forma è casuale, è venuta dopo un movimento. Allora, ancora di nuovo, creo le differenze. Faccio andare il movimento, metto gli ostacoli per crearmi quella forma. E infatti, se voi vedete, nelle forme di vita ci stanno una funzione, tutta uguale, retta da 2000 forme. È ovvio che la forma e la funzione non hanno, perché sennò sarebbe una funzione retta, cioè una forma retta da tante funzioni. No, non è così. Ovvero, per andare a prendere il nettare di un fiore, io ho tantissime forme differenti, che sono nate casualmente attraverso un movimento dell'acqua, del fluido. Allora, vedi che se
guarda un attimo, guarda una montagna e guardala, guarda che forma ha. Cazzo, non c'è una montagna. Vabbè, guarda un paesaggio, chiudiamo gli occhi e vediamo un paesaggio. Iniziamo a vedere la collina, l'avvallamento, la parte superiore, una parte più scoscesa. Perché lì è più scosceso? Ah, perché l'acqua ha trovato una parte che era un po' più dura da poter, da dover, diciamo, mettere, erodere, e quindi l'ha lasciata là. Allora vediamo che l'acqua è passata lasciando una forma. Guardiamo sempre la foresta, gli animali camminano, gli indios camminano, tutte le persone che hanno una connessione col territorio normale camminano, cosa lasciano dietro? Quindi io adesso cammino, mettiamo che ho sto campo, mettiamo che ho qui una casa, qui c'ho una zona d'ombra, qui c'ho troppo vento, allora io farò cammino, devo arrivare qua, aspetta che vado lì dentro, aspetta che vado di qui. Qui c'è il coso, ed ecco che lascio dietro di me una forma. Vedete che è esattamente l'opposto? In genere cosa succede? Dobbiamo fare l'orto. Mettiamo questa forma. Bah. Non partiamo dal fluido che siamo noi. Questo per me, quando io l'ho scoperto qualche anno fa, sono rimasta... Poi l'ho ritrovato in un bellissimo libro che si chiama di Schwenk. Schwenk è un tedesco degli anni 70 che è stato steineriano. E si chiama... Sensitive Chaos, c'è in italiano Chaos sensibile, ed è di Schwenk. E lì prima ho avuto l'intuizione, ho capito che ero io che dovevo andare su questo luogo, quindi le forme sono infinite, però devo essere comoda, devo essere comoda a raccogliere, devo essere comoda a fare quello che devo fare. È l'arteria, io sono il sangue, io porto le sostanze, io raccolgo e lascio, raccolgo e trapianto, raccolgo e semino. Se non sono comoda io, faccio fatica e quindi non va bene. Ok? È bello. È molto bello perché ci libera di un altro paradigma, del fatto di imporre una forma. È come l'educazione che abbiamo che diamo ai nostri figli, se gli diamo una forma è sbagliata, perché loro devono trovare la loro forma. E Montessori, in questo libro di Montessori che ho scoperto da 2 anni, grazie ad una permacultrice che doveva accreditarsi, di cui io chiedo sempre a chi fa il percorso con me, una delle cose che gli chiedo è di insegnarmi qualcosa. E infatti è bellissimo, perché ognuno porta la propria esperienza, mi lascia lì, mi la Montessori, che conoscevo la scuola montessoriana, quando ho letto le sue parole, porca miseria, sembra permacultrice nata. Vero? Ok, che ore sono? Siamo stanchi di stare seduti, vero? Io non sto seduta, io sto benissimo perché sto seduta. Posso fare una digressione per contestualizzare la questione dell'acqua? Oddio. No. Prego, signorina, parli. No, perché hai detto... Grazie, il trucco, il parrucco. Sì, si volte questo di là, no, la camera è lì. No, io ho dei problemi. E, siccome hai detto immaginate la montagna, poi ho detto cavolo, ma voi non c'avete la montagna. E in realtà, cioè adesso magari nel nostro immaginario, in realtà non perché io sia, parlo sempre di Murgia, però lavoro sulla Murgia, ed è il posto dove qualsiasi pugliese pensa è il posto più arido di tutta la Puglia, perché in effetti manca proprio l'acqua superficiale, però sia proprio la struttura della Murgia che poi l'antropizzazione che c'è stata è stata dettata solo dall'acqua, cioè sia il paesaggio per com'è, ci sono delle gravi o dei puli immensi, proprio con un diametro immenso, che creano dei paesaggi spettacolari, sono delle depressioni, sì, però enormi, proprio, cioè, immaginarti com'è all'improvviso stai camminando, vedi un buco enorme di un diametro di centinaia di metri, che è un paesaggio affascinante, e quello è stato dovuto all'acqua, cioè all'erosione dell'acqua che poi è andato in falda, e così come... Ci ha detto Giuseppe l'altro giorno, gli iazzi erano proprio messi sui costoni, insomma, della parte, cioè sulle parti scoscese, insomma, tra l'altopiano e la fossa, perché
dovevano sfruttare proprio le poche acque che fluivano, e quindi è proprio è l'elemento fondamentale della Murgia. Quindi sì, sì, nel senso che sì, poi chiaramente loro li costruivano sui costoni, perché poi erano perfettamente, cioè, adiacenti lungo le lame, quindi era il posto dove loro potevano coltivare più facilmente. Di solito c'era sempre la lama. È incredibile, qualsiasi cultura deve vedere così il territorio, ed è bella la diversità, cioè il fatto che hai stesse esigenze ma totalmente soluzioni diverse. Per questo che non fissatevi troppo sulle le strutture, cioè alcune strutture che vengono date in permacultura, andate con l'immaginazione e con la capacità di vedere, a parte la spirale d'erbe anticoncezionale. Microfono. Qua. Prima parlavamo di venti umidi. Uno, prima domanda, diciamo, come individuare un vento umido, diciamo, il principale vento umido, perché magari sì, viene dal mare, però magari viene incanalato nel posto dove stai tu, viene incanalato da una lama, da qualcosa. Prima domanda. Seconda, poi parlavi di un metto un raccoglitore di rugiada. Se ci potevi parlare delle tue esperienze di, diciamo, strutture che raccolgono rugiada oltre al bioroio. Questo pomeriggio. Ah, ok. È un problema? No. No, perché volevo finire una cosa qua di evoluzione che finisce un po'. Sì, sì. Non è importante il quando. Lo facciamo. Sì, lo facciamo. La ricerca della rugiada che facciamo ad alcuni corsi alle 5 di mattina, di cui loro sono stati vittime, è fondamentale. Cioè, io partirei da, innanzitutto so che quando rilascia l'aria, l'acqua, quando si abbassa la temperatura, ok? Perché se non i condensatori lavorano su questo, cioè quando l'aria incontra una temperatura più bassa, li deve lasciare, perché non può più contenere quella. Anche se, cioè, la rilascia in assoluto, su qualsiasi superficie riesce, perché sennò si appesantisce e va sempre più basso e alla fine la rilascia in terra. Allora, l'aria che contiene acqua generalmente è pesante, ok? Quindi scende. Se la temperatura si abbassa e trova una superficie alta, la lascia lì. Se non trova niente, si abbassa e la lascia lì. Noi che siamo permacultori cerchiamo di lasciarla più alta possibile, ok? Quindi la prima cosa che io farei, un terreno che non conosco minimamente, è l'esperienza diretta, cioè ha di diverse, infatti una delle cose che dicono in permacultura era: prima di fare qualsiasi cosa, prendete la vostra tenda, vi mettete un anno e lì iniziate a capire. Quindi già il fatto che alle 4-5 di mattina si inizia a cercare dove sono le parti più umide, sono cose che poi modificheranno completamente, perché man mano che voi metterete più alberi e quindi ci accumulerà più acqua, ci sarà sempre di più che modifica, però lì iniziate a vedere dove entra l'acqua nel vostro terreno. Okay? Perché poi potrebbe essere, vi potrei dire semplicemente, certo, ad esempio io nel lago è ovvio che molta dell'acqua mi viene, sapete che c'è un movimento continuo dell'aria, no? Circadiano anche questo, cioè, ovvero la mattina presto, ok? Chi è che è più caldo? È più caldo l'acqua che ha accumulato calore, no? Ok? E quindi ci sarà ovviamente una discesa dell'aria dalla terra verso l'acqua. Quando invece verso mezzogiorno già la terra si è scaldata, è una massa che raccoglie più velocemente l'acqua, ci sarà un movimento inverso. In questo movimento io ho sicuramente, a partire dalla massa d'acqua, dell'aria che mi arriva carica di acqua. E questo ovviamente se io ho un terreno semplice, non come diceva Giuseppe, cioè ho questo movimento da costa. E quindi tutte le coste italiche, anche le più aride, hanno sempre acqua, perché c'è questo movimento continuo. È ovvio che però se io ho a monte un bosco, quindi un alto accumulo d'acqua, che io non considero acqua ma in realtà lo è, ok? Se io ho a monte un bosco, abbiamo visto ieri che ho questa discesa qua, se io ho qui un bosco, è ovvio che qui, sempre di notte perché mi si abbassano le temperature ovviamente, io avrò la discesa verso di aria con acqua. E io posso comunque fare delle prove.
comunque fare delle prove, nel senso che anche semplicemente fare un bioroio come faremo sto pomeriggio e vedere la mattina presto andare a toccare,